accogliere qui sul palco Luca Moscatelli. Luca è un teologo di Milano che segue il Centro Studi di Missio e in questi giorni ogni mattina ci aiuterà con una meditazione biblica ad entrare dentro il tema. Gli diamo il benvenuto e gli diamo la parola. Dovendo introdurre queste giornate, in modo particolare questa figura di Pietro, amato, chiamato, inviato, e però non volendo evidentemente sovrappormi o anticipare quello che già i relatori faranno, ho riflettuto sul fatto che forse a volte sfugge che se Pietro è amato, chiamato e inviato, la stessa cosa vale anche per Gesù. Lui stesso e lui per primo è amato, chiamato e inviato. Da chi? Gesù lo chiama padre, Abba, papà. Ed è amato da questo Abba, chiamato e inviato, per rivelare a tutti che tutti sono figli di questo papà e dunque fratelli tra di loro, tutti. Ne sceglie alcuni perché dicano a tutti che tutti e ciascuno è figlio e fratello. È una rivelazione sorprendente quella che Gesù fa del Padre. Dovremmo lasciarci anche un po' scuotere qualche volta, rileggendo l'Evangelo, dai tratti sorprendenti. Tutti, chi più chi meno, abbiamo nel cuore, nella mente, qualcuno dice persino nell'inconscio, una figura di padre. Bene, quella di Dio è un po' diversa. Cercheremo di vedere in tre passaggi del Vangelo di Luca, in tre momenti fondamentali dell'Evangelo, proprio questa relazione tra Gesù, il figlio, e suo padre, che lo ama, lo chiama e lo invia. E non a caso troveremo che i momenti privilegiati di questa rivelazione di chi sia il padre di Gesù e dunque il nostro, i momenti privilegiati sono momenti di preghiera. Gesù è in preghiera e una voce parla. Gesù si trasfigura e di nuovo una voce parla. Gesù loda il Padre perché rivela le cose dell'Evangelo ai piccoli e qui il Padre si manifesta nella preghiera di lode del Maestro. Ecco, però, per quanto intimo sia questo rapporto tra Gesù e suo padre, non c'è alcun intimismo. Gesù ci racconta in qualche modo la sua relazione intima con il padre per ospitare tutti noi dentro di essa. Da questa intimità viene la chiamata, ma una chiamata non a essere buoni, a coltivare la propria virtù, a specchiarsi in un cammino spirituale un po' narcisistico, ma a collaborare con il Signore Gesù per salvare il mondo. Io credo che se, questa non è un'idea mia, è un'idea del Cardinale Martini, io credo che se una persona, diciamo, vieni, segui questa strada e diventerai santo. Oppure diciamo a questa persona, vieni, camminiamo insieme e diamo una mano a salvare il mondo. Beh, la seconda cosa è più affascinante, o no? Almeno spero. Bene, facciamo allora il primo passo. Il figlio di un padre che ama, questo è Gesù. E così è ritratto proprio all'inizio della sua
del suo ministero pubblico, quando accorre anche lui alla chiamata di Giovanni Battista, che chiama alla penitenza, e si fa battezzare. Dice l'Evangelo di Luca al capitolo 3, versetti 21 e seguenti: ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È un po' sorprendente che in questo testo, dove chiaramente un eco del Salmo 2 fa di Gesù il Messia, investito di dignità regale, il Salmo 2 recita: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Erano parole che accompagnavano probabilmente l'investitura regale del re. Il re dunque era considerato figlio di Dio in qualche modo. Bene, Gesù è il Messia, il re, la voce lo proclama figlio di Dio. Ma perché lo proclama figlio di Dio qui, ora? È la prima volta, da quel che ci risulta, nel racconto evangelico, che Gesù riceve una parola direttamente dal cielo. L'hanno ricevuta i pastori nel Vangelo di Luca, no? L'hanno ricevuta altri, ma Gesù è la prima volta che riceve una parola diritta e diretta del Padre verso di sé. Perché adesso? Beh, uno potrebbe rispondere: perché prega. Ma perché adesso il Padre gli dice: tu sei davvero l'amato, tu mi piaci? Perché Gesù si fa battezzare. Perché Gesù prega il Padre nel bel mezzo di una folla di peccatori. Perché Gesù ha deciso, e vedremo perché ha deciso così, ha deciso di abitare ormai ogni inferno degli uomini. Per questo è il Messia liberatore, quello atteso che doveva venire nel nome di Dio, perché condivide, perché abita nella distanza che l'umanità ha posto a causa del suo peccato tra sé e Dio, tra sé e il Padre. Un'umanità di figli disobbedienti e ingrati, come tante volte i profeti avevano già detto al popolo di Israele. In mezzo a questa umanità Gesù si pone come figlio del Padre, come re Messia. E per questo Dio dice: ecco, così mi piaci, devi stare là in mezzo, non ti voglio altrove. Hai scelto bene, hai compreso tuo padre, sei davvero il figlio. Ma da chi Gesù ha imparato e impara questo imperativo della comunione, della condivisione con ogni aspetto dell'umanità e quindi con ogni sua miseria? Dalla contemplazione del Padre, che fin dall'inizio, Genesi 1, crea tutte le cose e poi rinuncia al suo dominio. Con una formula bellissima, André Ouenen dice che Genesi 1 racconta il dominio dominato di Dio. Dio si autodomina dopo aver creato tutto. Tutto dà in mano alla sua immagine e alla sua somiglianza, l'umano, fatto maschio e femmina. Dominate su tutto ciò che ho creato, dice il creatore all'umano, maschio e femmina. Dominate,
siate i re di questa creazione. Ma re in due. E qui comincia la sorpresa, siamo nella prima pagina della Bibbia. Certo, si dice, la Bibbia assegna all'umanità una dignità regale, ma bisogna aggiungere che questo è sorprendente, scandaloso, perché il re per definizione o è uno, uno solo, su molti, o sono, altrimenti non è il re, lo chiamiamo anche monarca, cioè unico inizio, unico principio. Se il re non è uno, non è il re. Forse è per questo che molti si scandalizzano, che il Papa possa rassegnare le dimissioni, chissà. Dice, beh, due papi, non sta bene. Nelle diocesi sì. Ci possono essere cardinali emeriti, anche due, come a Milano in questo momento. Ma il Papa deve essere uno, perché il re, l'imperatore, è uno. Il segno dell'unità deve essere uno. Dio ha disposto fin dall'inizio che il segno dell'unità si fa in due, se no non si fa. E sapete, questa cosa arriva ancora più scandalosamente in Apocalisse, al capitolo 3, a essere rappresentata così. L'agnello che sta sul trono di Dio, quindi già Dio il suo trono lo cede all'agnello, no? O se lo tiene in braccio. Un trono per due. Bene, questo agnello dice che al vincitore lo farà sedere sul suo trono, quindi un trono per tre. Un trono può essere un trono per tre, sì, se diventa un divano. Ecco, la regalità, secondo la scrittura, è questa. Al capitolo 25 di Matteo, questa figura regale che convoca i popoli per il giudizio, dice, venite, benedetti del Padre mio, a voi è dato in eredità il regno. Non dice, venite sudditi, io sono il vostro re, dice, venite, benedetti, a voi. Allora, alla luce di questa, scusate, troppo breve, ma era solo un'idea, di questo chiarimento sul modo in cui il padre vuole che suo figlio sia re, perché tutti coloro che sono raggiunti dal suo Evangelo possano riconoscersi in questa regalità e in questa figliolanza, possiamo allora collegare gli altri due passaggi decisivi che immediatamente seguono l'inizio e costituiscono l'inizio della predicazione pubblica di Gesù. Il primo di questi è sconcertante. Lo Spirito che è sceso su Gesù, che riempie Gesù, dice così all'inizio del capitolo 4. Guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. È un po' sorprendente, no? Dice, la pienezza dello Spirito per far che cosa? Per cadere in tentazione. O beh, pensavamo che fosse il contrario, no? L'assistenza di Dio, particolare, speciale, serve a preservarci. No, la pienezza di questo Spirito spinge di nuovo Gesù a condividere le cose più tenebrose dell'umano, e dell'umano religioso, badate, non dell'umano soltanto, dell'umano religioso. Spinge Gesù a trovare attraente, affascinante, l'uso di un potere, addirittura cambiando l'ordine delle tentazioni, secondo Matteo, Luca mette al centro quella che suona così, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, sta parlando dei regni di questo mondo.
perché a me è stata data, dice il diavolo, e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Il Padre che dà in eredità la gloria e il potere di questa terra è il diavolo. Il Padre che invece dà in eredità ai suoi figli, se è il Padre di Gesù, che cosa dà in eredità? Gesù decide nelle tentazioni di restare un uomo e di non cedere alla suggestione del Superman. Nessun miracolo per stupire, nessun segno di forza per affascinare. Lo dirà anche Paolo: non sono venuto in mezzo a voi affascinandovi con la dialettica, con i prodigi. Nessuno può dire che l'ho catturato con delle tecniche capziose e furbette. Gesù resta un uomo e respinge la tentazione del potere dei regni di questo mondo. La respinge. Cioè Gesù accetta di essere un re senza potere. Un'altra contraddizione: un re o ha un potere o non è un re. Un re debole, un re senza gloria. La gloria nella scrittura è la manifestazione potente del divino. Un re senza gloria in questo mondo, non almeno secondo il concetto che il mondo ha di gloria. Resterà cioè fino in fondo figlio e fratello. Non si farà padre di nessuno. Chi si fa chiamare padre tra i cristiani sappia che si assume una responsabilità. Figlio e fratello. Anzi, di più, si farà servo. Insegnerà a un certo punto che per essere figli di questo Abba e fratelli tra di noi non c'è altra strada che porsi al servizio gli uni degli altri. Ma badate, anche qui, non servo perché uomo. Si sa, l'uomo davanti a Dio deve mettersi in ginocchio, come il servo davanti al padrone. No, no. Servo non perché uomo, ma perché figlio di Dio. Perché Dio, vedete, il Padre, è Lui il primo grande servo. Noi lo chiamiamo Signore e diciamo bene, direbbe Gesù. Eppure Lui sta in mezzo a noi come colui che serve. Perché se Gesù è la rivelazione del Padre, tutto quello che fa lo ha visto fare al Padre. E il Padre sta in mezzo a noi come colui che serve, esattamente come Gesù. Il Padre è un servo. Dio è il nostro servo. Bene, la pagina seguente è l'incontro-scontro di Gesù con i suoi nella sinagoga di Nazareth, con i suoi concittadini. Siamo proprio all'inizio della sua predicazione pubblica. Finora quello che Luca ha raccontato è accaduto tra Gesù e il Padre. Ora Gesù prende la parola pubblicamente e parla agli uomini, non più al Satana, al diavolo, al divisore. Parla agli uomini e la prima parola che dice non è sua ma del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha reso Messia, Mashiach, unto, e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore.
l'anno di grazia del Signore. E qui si arresta la sua lettura. Beh, gli ascoltatori sanno che il testo di Isaia proseguiva, perché il versetto ultimo è incompleto. Aveva un altro emistico nel testo isaiano a proclamare l'anno di grazia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. È questo che aspettava Israele. L'anno di grazia del Signore sarà anche un momento di vendetta che vedrà il riscatto del suo popolo da tutti i suoi oppressori e da una storia di miserie. Bene, Gesù lascia cadere questo versetto. C'è un compimento, dice, oggi questa parola si è adempiuta, c'è un compimento, c'è l'inizio di una liberazione, ma senza vendetta. Ma come è possibile? Ma come è possibile instaurare il diritto senza la violenza? Nessuno ci riesce, perché gli uomini sono furbi, senza minacce non obbediscono. Bene, sai che c'è, dice Gesù, se non obbediscono senza minacce, fa niente. Ma se obbediscono deve essere per amore, non per paura. E lo dice ai suoi, questa salvezza e questa liberazione è per tutti, non solo per voi. Non c'è nessuno da ammazzare, nessuno da condannare, nessuno e niente deve essere già giudicato perduto. E questo scatena la reazione violenta dei suoi, che lo vogliono uccidere. Siamo all'inizio del Vangelo e già si profila la croce. E il grande paradosso. Gesù smonta tutto ciò che minaccia l'umano, proclama la regalità di ogni uomo e di ogni donna, dice così un volto sorprendente del padre e qualcuno si cazza. È sorprendente, no? Dice delle cose buone e qualcuno si arrabbia. Dice no, è così no. Allora no. Perché? Perché il problema è questo. Se noi che abbiamo accolto l'invito e che ci è costato tanto, non abbiamo dei vantaggi sugli altri, allora a che serve? Allora a che serve? Anzi, ci appare più una maledizione che una benedizione questa roba qui. Il Vangelo è una rogna, meglio quelli che non l'hanno mai ascoltato, no? Che almeno fanno quel che vogliono senza troppi problemi. Bene, se pensiamo così vuol dire che siamo fuori dall'Evangelo e che ancora dobbiamo fare una strada per convertirci adesso. Non l'abbiamo ancora capito. E allora dove stiamo? E stiamo dove stanno tutti. Perché pensavamo di essere da un'altra parte? Stiamo dove stanno tutti e ci incamminiamo ogni volta di nuovo per ricominciare a capire questa sorpresa.